Siamo arrivati al momento dello sport, parliamo di calcio, lo facciamo con Enrico Giancarli in diretta, ci parlerà sia del mercato del Pescara, ma anche degli primi allenamenti, dei primi test anche sul campo con le amichevoli. Ciao Enrico, buonasera. Ciao Marina, buonasera, ben trovata a te in diretta al TG8. È terminato da pochissimo il primo test, o meglio, più che test, la prima sgambatura ufficiale del Pescara allo stadio Mastrangelo di Montesilvano contro la Vis Cerratina, formazione che partecipa al campionato di seconda categoria, 11-0. Il finale in favore naturalmente del Pescara, tripletta di Accornero nel primo tempo, tripletta di Cuppone nella ripresa, segno anche Belloni, Masala e un'autorete nel primo tempo, in rete Edoardo Vergani nella ripresa. Nel primo tempo a segno anche il neo arrivato Pierno. Una bella cornice di pubblico. Stiamo vedendo nelle immagini a salutare l'ingresso in campo delle due squadre per sottolineare, Marina, proprio la sgambatura amichevole. Pescara in campo con le maglie d'allenamento senza numeri. Questo è uno dei gol di Accornero. Sono piaciuti molto nel primo tempo proprio Accornero e Masala, e la struttura, la fisicità di Tungov e Squizzato che ha fatto gli straordinari titolare nel primo e nel secondo tempo. Nel primo tempo il tecnico Zeman ha messo in campo nel reparto offensivo giocatori che sulla carta dovrebbero partire dalla panchina: Belloni, riferimento centrale, con Masala e Accornero ai lati. Nel secondo tempo il tridente sulla carta titolare con Colai, Vergani e Merola. Buone indicazioni soprattutto dai più giovani, a Cornero e Masala in particolare. Poi è arrivata la tripletta di Cuppone, schierato nell'inedito ruolo di mezzala. Il calcio mercato, Marina, si attende ancora l'arrivo del terzino che farà la coppia con Roberto Pierno, trattative in corso con la Lazio per Romano Floriani Mussolini, classe 2003. C'è l'accordo con l'entourage del calciatore, manca ancora quello con la Lazio, anche se il segnale che la società ha permesso a Sarri di far andare via il giocatore dal ritiro è un segnale molto importante. Tomassini, l'attaccante, piace molto, potrebbe arrivare la prossima settimana, mentre vi anticipo, il presidente Sebastiani piacerebbe molto che Luca Mora restasse in biancazzurro. A proposito del presidente Sebastiani, possiamo ascoltare l'intervista realizzata con il presidente biancazzurro proprio qualche minuto prima dell'inizio del match. L'argomento naturalmente è il mercato. Presidente Sebastiani, punto della situazione sulle trattative di mercato, un Pescara che è partito per il ritiro, completo quanto? Siamo, secondo me, a buon punto. Siamo a buon punto perché manca ancora qualcosina, ma così come magari potrà uscire qualche calciatore, in quel caso lì saremo pronti a rimpiazzarli, però al momento siamo abbastanza completi perché se si fa eccezione alla coppia a destra, oggi la squadra è completa. Poi abbiamo un mese e mezzo davanti e sapete tutti che magari certi giocatori che hai in mente oggi non sono disponibili, fra qualche tempo lo potranno essere, quindi non abbiamo fretta. A proposito di coppia di terzini, la Lazio ha appena fatto andare via dal ritiro Floriani Mussolini, gli addetti ai lavori che seguono la Lazio per il trasferimento al Pescara. È un giocatore che noi abbiamo sicuramente ci siamo interessati. Dell'Icarri credo che abbia parlato anche con il suo procuratore. Adesso vedremo nei prossimi giorni. Certamente non c'è solo lui, noi. O lui o Pierozzi? Ma credo che abbia due o tre nomi il direttore, quindi nei prossimi giorni sapremo chi farà coppia con Pierno. L'ultima, le uscite di Colai, Aloi e Mora, com'è la situazione? Ma io non credo che Aloi sia in uscita, non credo, e mi auguro che Mora voglia rimanere a Pescara perché è un giocatore importante, che ci dà qualità, intelligenza in mezzo al campo e un pizzico di esperienza che non guasta insieme agli altri, tra virgolette, più grandi della squadra. E quindi non mi risulta che questi due debbano andare via. Se poi dovesse succedere qualcosa di diverso, ci organizzeremo per sostituirli, però io me li tengo stretti tutti e due. Quando andrà via Colai arriverà Russini. Il mister è contento di quello che lavoro che sta facendo Aristi, e quindi se continua così, non vedo perché dobbiamo andare a cercare in casa da altri quello che abbiamo a casa nostra. Se poi Colai dovesse decidere di voler andare via o
o magari dovesse capitare qualcosa di importante, Russini è uno di quelli che è dell'Icaria nel mirino. L'ultima, Tomassini, la prossima settimana si potrebbe legare al Pescara con contratto triennale. Lo scorso anno 26, 31 presenze, 8 gol in una squadra che ne ha fatti pochissimi, il Taranto. No, è uno di quei giocatori che ha fatto bene l'altro anno, è sicuramente un giocatore di categoria che può fare, può dare una mano a qualsiasi arriverà squadra. La settimana prossima? Questo non lo so, perché se ne sta occupando dell'Icaria e soprattutto perché il mister voleva un po' di tempo per vedere quelli che ha a disposizione. Enrico? Insomma, ha detto praticamente tutto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ha archiviato questa... difficile chiamarlo test, questa prima sgambatura marina con le buone indicazioni che hanno dato soprattutto i più giovani. Attendiamo i prossimi giorni soprattutto per le imminenti operazioni di mercato, che sono un terzino destro e un attaccante centrale, poi durante il ritiro verranno fatte le altre valutazioni. Se non ci sono domande, qui dallo stadio Mastrangelo ti posso restituire la linea.